Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul divano, perché adesso sto vedendo che in tanti stanno facendo il video che cosa metto nel mio beauty da viaggio. Bene, io non ho il beauty da viaggio, io ho la mia bustina dove metto tutte le mie cose di Pandora. Perché vi faccio questo video? Perché la bustina non è più questa, ma l'ho cambiata. All'inizio mettevo tutte le cose che hanno un bel peso, devo dire, all'interno di questa bustina. Qua ci sono tre trobits e degli anelli. Mettevo tutto nella bustina e o la portavo con me e appunto diventava tipo un quintale, oppure la lasciavo da mia mamma, dipende dove andavamo. In questo caso ho trovato invece su Amazon una cosa che secondo me mi risolve il casino di mettere tutto così ammucchiato all'interno della bustina. Ovviamente ci abbiamo l'assistente, ma teniamo duro, sia per l'assistente sia per i peli che riuscite a vedere sul divano. Ho passato la spazzola, ma si stanno smontando in questo periodo i gatti. Ho trovato su Amazon questo. Penso che sia la soluzione del secolo, perché è organizzatissimo, cioè è fatto così e devo dire che mi ha piacevolmente stupito. Quindi se vi interessa questo cosino bellissimo, vi lascio cosino, trusso da viaggio per i gioielli, vi lascio il link giù nell'info box. Costa davvero poco, costa circa 15 euro, quindi se vi serve, vi occorre, secondo me questa è la soluzione. Ho visto in tanti su Facebook che scrivono: non so cosa portarmi, non so come portarmi in viaggio della mia collezione Pandora. Quindi questo qua, secondo me, c'è anche la sua maglietta, non è affatto male. La sfida di oggi è riuscire a mettere tutto questo all'interno di questo con criterio e ordine. Quindi io andrei a spostare tutto così, tipo, e mi metterei centrale in questo modo. Allora, la prima cosa, come potete vedere, adesso mi allontano un po' con l'inquadratura, così riuscite a vedere anche i cuscini dietro e tutta la mia, magari un pezzo di gamba, i vestiti, vabbè. Ok, metto un altro cuscino dietro, così lo manteniamo così aperto e voi riuscite a vederlo. Ok, ho messo anche un altro cuscino dietro, così riuscite a vederlo aperto. E io inizierei a sistemare il tutto. Mi è piaciuto questo perché aveva queste cosine per mettere gli anelli, che sono più sottili della trousse di Pandora, che ora ve la faccio vedere. Se vi ricordate, io avevo preso questa con una collezione di San Valentino, davano il regalo questa qua, che è ottima, ottima per il viaggio, e come vedete ha questi tondelli per infilare gli anelli. Questi qua sono più sottili, sono decisamente più sottili, ma vanno benissimo. Che cosa avevo pensato? Questa qua ovviamente è ottima, è una bomba. Quando io lascio tutta la mia collezione a casa da mia mamma, perché in casa non la lascio, le cose che voglio portarmi dietro le porto all'interno di questa. Ovviamente non mi posso portare tutto, è anche stupido portarsi tutto, pesa un sacco e non metterei di certo qualcosa di Natale, ad esempio, o non lo so, qualsiasi altra cosa che poi vedremo. E quindi questa qua va benissimo per una collezione piccola, sicuramente, anche media, e per il viaggio, se volete mettervi, se volete portarvi dietro i vostri gioielli Pandora e non, questa qua va più che bene, perché appunto ha un'altra taschina qua, ha un'altra taschina qua, qua potete anche infilarci i bracciali in questo modo. E quindi questa qua è più che ottima. Però appunto, dovendo portare via tutto, mi serviva qualcosa di più grosso. Questa qua non la fanno più e sono anche stupidi, nel senso, non capisco perché si sono messi a fare tutte le box, ma queste cose così utili, perché è utile, non la fanno più e non capisco perché. Se la riuscite a trovare sui gruppi di Facebook, approfittatene, perché è bellissima, cioè utilissima. La sfida di oggi è mettere tutto all'interno di questo, quindi io farei così, tipo inizierei a spostare e inizierei a infilare i miei anelli, togliendo anche quello che non sono anelli dall'interno della pochette, così cerchiamo di capire. Io intanto che vi faccio questa organizzazione e vado a infilare appunto gli anelli,
vi faccio vedere anche qualche pezzo che non vi ho ancora fatto vedere. Quindi se trovo qualcosa che non vi ho fatto vedere, ve lo mostro. Questo ve l'ho già fatto vedere ora nel vlog. È l'ultima new entry prima del fine dei saldi. Ecco, proprio perché è più piccola, le cose girano all'interno, mentre in quelle di Pandora restano fisse. Però chi se ne frega, cioè nel senso, devo semplicemente infilare degli anelli nel portanelli, e anche se ruota fa niente, perché all'interno è tutto felpato, vedete? C'è proprio il felpatino qua, quindi non si graffiano, non si rovinano, e vabbè, cioè, va più che bene. La prima new entry che vi voglio far vedere è questa, che è una fedina normale, classica. L'avevo presa, se avete visto il vlog, perché vi avevo detto che con questo anello, questo qua, mi risultava largo, e quindi per fermarlo ho preso questa qua. L'altro anello l'ho preso con i saldi e non ho più trovato la misura per prenderlo più piccolo. Mi piaceva il significato, e quindi ho voluto prendere questa fedina, che sul lato ha la scritta Pandora e poi nella parte alta invece ha i cuori forati speculari, anche dall'altra parte scritta Pandora. Quindi questa è la prima new entry. L'altra new entry, perché appunto, se avete visto il vlog, vi diceva mio marito, non bastava un anello, ne abbiamo presi due. L'altra è questa qua, che è più lavorata, e l'ho presa perché ho anche il bracciale, questo qua, quindi avendo anche lo stesso bracciale, e ci stava bene anche l'anellino. Faccio una sorta di parure ed è fatta in questo modo, molto semplice, totalmente in argento, e la posso usare anche questa per bloccare l'altro anello, oppure appunto semplicemente così. Quindi questa qua sono due new entry. Vado, ho finito gli anelli e quindi vado a fermare il tutto. Vedete, si ammucchieranno perché, cioè, non è grosso quanto un tondello di Pandora, però almeno restano fermi, restano qua e non succede nulla. Non devo andare a rovistare qua dentro in mezzo ai bracciali e tutto il resto, o portarmi 950 bustine. Qui in alto c'è lo spazio per le collane. Io voglio andare a inserire la mia di Essence, quindi è fatto semplicemente così. Si apre il bottoncino, che è tutto magnetico, si infila la collana all'interno della sua taschina e poi si fissa in questa maniera, così resta all'interno, non si graffia e non succede nulla. Sono delle gran genialate. L'altra è qua, come vedete la tengo all'interno delle bustine, sempre per lo stesso motivo, che non voglio che si graffi, e facendo così non succede. La metto qua nella taschina singola, all'interno infilo tutta la sua catena e poi fisso la catena all'interno di questa linguettina con l'automatico. Ne avevo un'altra, poi eccola qua. L'altra collana è un jolly, perché è la classica collana normale e non ho niente, ma la uso per inserire i charm singoli come pendenti semplici delle collane, quindi la vado a fissare anche lei così, e mi resta un buco. Potrei anche mettercene più di uno, ovviamente, ma per ora questo va benissimo. Questo è uno spazio dedicato agli orecchini, perché ha i buchi, vedete, fatto così, e ha i buchi. Io non lo utilizzo, quindi non mi porto orecchini e non lo utilizzo. Si può anche staccare, vedo ora, si può fare così e si può togliere, cioè è geniale. C'è niente da dire, è geniale questa cosa. E vabbè, per ora lo tengo staccato perché tanto non lo uso.
Questo qua invece, anche questo ha dei buchi, ma non so sinceramente che cosa metterci. Fatemi sapere se voi avete qualche idea, perché ha dei buchi, sembra che si possono mettere probabilmente degli altri orecchini se questo non basta, ma non lo so, non si può né staccare né niente, lasciamolo così che tanto non mi serve. Intanto passerei alla parte sotto, che è fatta così. La parte sotto ha questi divisori, questi, con il velcro, che vanno appunto a creare lo spazio che ci serve in quest'altro vano. E ce ne sono due corti e due lunghi. I lunghi non sono lunghi quanto la trousse, ma sono alti quanto la trousse. E quindi vabbè, va benissimo anche così, perché adesso vedremo, cercherò di capire un po' come organizzare. In alto ci sono due bustine di plastica, una qua e una qua, sempre con la cerniera, anche queste secondo me utilissime. Vado a creare i miei vani, e per farlo basta semplicemente con il velcro andare a posizionarli, fare tipo così, così, e facciamolo anche di qua, ok, e poi vado a metterli anche questi come dei divisori, quindi qualcosa di così, a metà circa, così vado a creare i miei vani per i bracciali. Vediamo un po', uno lì, uno lo metto qua, ce ne stava bene anche un altro da questa parte, ma non ce l'ho, quindi non era previsto. Ok, beh, fin qua direi che ci siamo. Qua non è previsto, ma ho pensato di inserirci ora, perché lo sto pensando con voi, ho visto che aveva tanti buchi e ho detto vabbè, prendiamolo perché ha un sacco di buchi e un sacco di possibilità. Quindi niente, in questa parte voglio andare ad inserirci tutti i miei rigidi, così, così, tanto non c'è necessità che stiano fermi perché sono rigidi, non si ingarbugliano, vado a metterli tutti in questo buco qua. Se volete vedere tutta la collezione completa nel dettaglio, ve la lascio, vi lascio il link nel pallino, cioè ci sono più video altrimenti vi sparate, ma appunto le trovate nel pallino. L'altro è questo, e poi vado a metterli anche questo. Mi sembra di aver inserito tutto. Ok, qua voglio andare a mettere i moment, quindi quelli appunto con i charm, quindi vado a inserire questo di Natale, vabbè, lo mettiamo qua. Ovviamente anche se si sovrappongono, o si possono mettere i pannettini che davano per pulirli tra uno e l'altro, un pezzettino di tovagliolo di carta, così, oppure anche semplicemente così. Tanto appunto non è che si prende la scatola e si inizia a fare così per 8 ore. Per me può andare più che bene in questo modo, quindi anche se li sovrappongo, cioè, è uguale, non succede nulla. Meglio che non infilati così alla rinfusa all'interno della busta. Quindi vado a fare nella mia divisione in questo modo. Iniziamo a metterne due per tipo, così. Questo lo metto qui, questo lo metto qui e questo l'ultimo. Ebbene sì, lo metto qua. Direi che già così non è affatto male come composizione, come organizzazione. Nella busta lì in alto, nelle due buste in alto, vabbè, nella prima ci vado, questa qua più bassa, più sottile, vado a mettere questi che sono in pelle. E ne ho tre, tanto si schiacciano, quindi anche se la bustina, lo spazio è piccolo, si schiacciano e non c'è nessun problema. E insieme li vado a mettere anche questo qua,
il multifilo, che anche lui, vedete, non ha un problema se si ammucchia, non succede nulla, non si incarta, non si annoda. Nella parte bassa sto anche pensando di poterli mettere questi Essence, che ne ho 3, probabilmente sì, facciamo così. Anche loro sono semplici, quindi non succede nulla. E direi che ci siamo, e vado a chiudere la mia busta. Nella parte alta invece voglio andarli a mettere gli ultimi che mi sono rimasti, quelli un pochino più delicati. Quindi questo qua, che è il semirigido con Bella Bot, e l'andrei a mettere qua, appunto, proprio perché è un pochino più delicato. Quelli con il lucchetto, in questo caso ne ho 2 e ne ho 1 al polso, quindi va bene lì. E gli Essence, quelli semirigidi, adesso non so se questo ci può stare, li metto qua perché appunto sono più sottili rispetto a questi, secondo me stanno meglio, cioè proprio mi dicono ah sì sto meglio qui, mettimi qui. Ok, passerei da quest'altra parte. Come vi avevo detto, ho 3 Troll Beads. I 3 Troll Beads li vado a mettere all'interno di questa bustina, quindi facciamo così e così, così anche loro stanno fermi. Questi qua li tengo già nelle bustine e sono il bitono è vuoto praticamente, quello con il fiocco e quello con i brillantini, sempre sottile. Questo qua è in costruzione, ok, e dentro la sua bustina. Non andrei neanche a tirarli fuori dalla bustina, o li infilo qua, oppure adesso che mi sta guardando questo buco fantastico, io lo andrei a mettere anche qua all'interno, scusate, io lo andrei a mettere anche qua insieme alla collana degli Essence, tanto sembra giusto, mi sembra fatto apposta, quindi direi che lì vanno più che bene. All'interno di questa scatolina vado a recuperare solo le cose di Pandora, ho queste cosine qua, questa qua con la chiave, ho Cupido, e questi sono i ciondoli che utilizzo per la collana, quella che avevo messo qua, che vi avevo detto, appunto quella che avevo messo qua liscia, che appunto dicevo la utilizzo per infilare i ciondoli. Ho anche questo che non so se tenere o vendere, e sarebbe il primo che vendo, ok, 2 stopper e altri 2 stopper col silicone e un orecchino. L'altro lo sto indossando, lo indosso sempre, quindi io direi di fare in questo modo: prendo tutto e lo infilo in una di queste bustine che ora mi sono rimaste vuote, quindi vado a infilarle tutti all'interno, chiudo, facciamo un bel nodino così non escono, e anche loro magari li vado a mettere qua o qua all'interno delle altre bustine con le collane, ma direi che qua va più che bene, così restano all'interno, se escono restano all'interno della loro bustina del vano. E ho terminato, cioè ci credete che ho fatto star tutto, e anche comodamente, fantastico. Vado a chiudere così vi faccio vedere come sta chiuso. 1 2. Ok, questo è come risulta chiuso. Questo è come risulta chiuso. Ha la sua maniglia. E ragazzi, prova del 9, andiamo ad aprire. Vediamo come se si è mantenuto tutto come ho messo per ora. Questo intatto. E questo, vediamo un po'. Anche questo direi che è rimasto intatto. Io mi sono innamorata di questa bustina e sono contentissima di averla presa. Se avete Prime vi arriva in un giorno, massimo 2. A me è arrivata in 2 giorni perché avevo fatto l'ordine il sabato e mi è arrivata martedì, quindi vabbè, va più che bene. Quindi se state cercando un'organizzazione per i vostri gioielli prima di partire, questo secondo me è ottimo.
vi lascio, cerco di caricarvi il video praticamente prima di Ferragosto, in modo tale che se vi torna utile sono molto contenta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia trovata e soprattutto come vi organizzate voi nel portare via la vostra magari grossa collezione. Per la piccola questa va più che bene, secondo me questa va più che bene, oppure le trussine, quelle piccole, che anche quelle si trovano su Amazon oppure su AliExpress, oppure ve le regalavano da Pandora, quelle proprio piccoline per mettere dentro due bracciali, qualche anello eccetera, va più che bene. Io ho terminato questo video, vi ricordo che il link lo trovate giù nell'info box. Ciao a tutti e alla prossima!